Sì, è stata una grande prova, è stato anche una grande, abbiamo fatto anche un grande sacrificio per tornare a questo punto molto importante per noi, per la salvezza, e dobbiamo ripartire da questa partita e cercare di andare in avanti. Nel secondo tempo addirittura c'è stata anche l'occasione di vincerla. Sintomo che questa squadra sta migliorando a vista d'occhio. Sì, ma noi lavoriamo tutti i giorni per migliorarle, i particolari lavoriamo tutti i giorni per migliorare, siamo stati anche bravi oggi a creare occasioni, a andare in ripartenza, a giocare veloce, tutte quelle cose che ci ha chiesto il mister, e abbiamo ottenuto il risultato molto importante con una squadra forte. Il miglior modo per preparare la gara di domenica prossima a Pescara, quello sarà uno scontro diretto. Eh sì, ma io dico sempre, tutte le partite sono uguali, da Pescara, Roma, sono tutti, dobbiamo prepararla come abbiamo preparato con la Roma e cercare di fare come abbiamo tenuto a botta oggi, abbiamo lavorato sul principio di lavorare anche quella per mettere in difficoltà la Pescara. Abbiamo ottenuto un pareggio contro una grandissima e siamo felici, stiamo dando continuità con mille difficoltà al nostro percorso ed è quello che dobbiamo fare. Abbiamo dato la dimostrazione di essere un gruppo solido, perché comunque non avere queste difficoltà, magari a trovare la via della rete e ottenere punti, vuol dire che questo è un gruppo che è solido. Siamo vivi, ha detto a un'altra emittente, anche perché se guardiamo i numeri, un punto tra Napoli e Roma, se guardiamo le prestazioni esce tutta un'altra cosa. Sì, ma noi ti dico, la nostra bravura in un periodo come questo è quello di comunque riuscire a dare seguito a un percorso. È ovvio che insomma, è sotto gli occhi di tutti che abbiamo alcune difficoltà, ma come è normale che sia. Siamo comunque una squadra che ha come obiettivo quello di salvarsi, non quello di andare in Champions League, quindi le difficoltà ci sono e ci saranno, però nonostante questo riusciamo a ottenere punti e questo è importantissimo. Adesso si va a Pescara. Sì, è una partita molto molto più difficile di quella di oggi, difficile perché giochiamo contro una squadra che lotta per il nostro obiettivo, andiamo a Pescara, quindi insomma sarà una prova che dovrà dare la squadra di un certo tipo. Abbiamo portato a casa un bel pareggio e soprattutto per come è venuto fuori, abbiamo portato a casa il punto non per fortuna, abbiamo portato a casa il punto perché ci abbiamo messo del nostro. Ci abbiamo messo del nostro difendendoci bene, soffrendo, a un certo punto forse qualcosa in più poteva anche arrivare. Eh sì, le partite poi vanno così, no? Contro una grande squadra come questa che non ci sta a pareggiare Empoli e vuole vincere a tutti i costi, porta tanti giocatori in fase offensiva e poi qualcosa ti lascia. Purtroppo non siamo stati fortunati a far gol, però al di là di questo c'è da sottolineare la grande prestazione da parte di tutti, dagli attaccanti a Scoru che ci ha salvato in due occasioni, ma c'è da sottolineare la voglia e la determinazione di non perdere una partita. Domenica si va a Pescara, quanto ti dispiace non esserci? Purtroppo è una partita fondamentale e speravo di non prendere il giallo perché ero in diffida, purtroppo dopo 20 minuti sono stato ammonito e quindi dispiace, però sicuramente ci sarà il compagno che si sta allenando bene e pronto a farsi trovare a disposizione del mister e a eseguire gli ordini.